entriamo nel vivo anche dell'applicazione, di tutto quello che abbiamo sentito fino adesso ha una declinazione concreta ed entra già sul mercato, entra già a contatto con i consumatori clienti. Quindi ringrazio sia Rudy che Arianna di oggi, vi do la parola. So Arianna che tu hai una presentazione da mettere in condivisione, perfetto, per cui la parola e cerchiamo di stare nei tempi, ma ormai siete abituati in poco tempo a tante cose. Prego, prego Arianna, Ci grazie proviamo, davvero. vedete a voi. Vedete la presentazione, giusto? Mi ha tutto benissimo, grazie. Sì. Ok, perfetto. Buongiorno a tutti, io sono Arianna, lavoro in Ariston Thermo nell'ambito del Product Management e nel particolare mi occupo del Product Management per quanto riguarda lo scaldacqua elettrico ad accumulo. E con me c'è Rudy che lavora invece nella progettazione. Buongiorno a tutti, io sono Rudy di Ariston Thermo, io ho un co dello sviluppo dell'elettronica per quanto riguarda tutti i controlli su scaldacque elettrici. Ok, oggi siamo qui per presentarvi un nuovo prodotto a cui stiamo lavorando. Ecco che non mi funziona la presentazione. Ok, su cui stiamo lavorando, che si chiama PowerFlex, è chiaramente quindi uno scaldacqua elettrico d'accumulo, ma non è uno scaldacqua standard che si limita a scaldare acqua per l'utente finale, ma chiaramente porta chiaramente all'utente dei vantaggi aggiuntivi che adesso andiamo a vedere. Lo scaldabagno può parlare con il contatore tramite la Chain 2 e quindi possiede tutte le informazioni che possiede anche il contatore e le utilizzerà chiaramente a suo vantaggio, ma soprattutto a vantaggio dell'utente. Tutto ciò è stato possibile, quindi lo sviluppo di questo prodotto è stato possibile grazie alla collaborazione che c'è stata e che c'è tuttora con MAC, proprio per quanto riguarda la parte di comunicazione del prodotto con il contatore tramite Chain 2. Andiamo quindi nel vivo della presentazione vedendo quali sono queste value proposition che il prodotto porta all'utente finale. Quindi, come dicevamo, il prodotto è in grado di recepire le informazioni del contatore. Quindi parliamo di potenza utilizzata in un certo momento nella casa, ma anche di potenza disponibile in quel momento nella casa, sulla base del contratto che si ha, che è generalmente di 3,3 kW, ma potrebbe essere anche più alto. Quindi lui utilizza queste informazioni appunto a suo vantaggio portando due value proposition principali all'utente che sono la prevenzione del blackout e il dimezzamento dei tempi di riscaldamento. Per quanto riguarda la prevenzione del blackout, chiaramente non intendo il blackout generalizzato che si ha nelle città, ma intendo semplicemente la situazione in cui magari in casa si hanno accesi scaldabagno più diversi dispositivi elettrodomestici, per cui si crea quella situazione spiacevole di chiamiamola salto di corrente, per cui poi magari devi andare in garage, riattivare il contatore, eccetera. In questo caso, lui, conoscendo la potenza che c'è disponibile in casa, si automodula di conseguenza e quindi in questo caso abbassando la sua potenza in modo che l'utilizzo della stessa rientri nei limiti stabiliti da contratto. E questo sempre garantendo comunque acqua calda, che è comunque il motivo principale per cui l'utente va a comprare poi lo scaldabagno. Sottolineo anche che generalmente chi ha uno scaldabagno lo sa, comunque è un prodotto considerato come molto energivoro nella casa e spesso additato come causa del salto della corrente. E ecco che quindi qui trova insomma un senso a questo valore che possiamo dargli, quindi questa automodulazione della potenza abbassandosi, no, lui insomma far entrare il tutto nel limite stabilito. Dopodiché abbiamo il dimezzamento dei tempi di riscaldamento, quindi come lui automodula la sua potenza abbassandosi fino ad un minimo, lui può anche aumentare la sua potenza fino ad un massimo che è di circa 2500 watt. Questo appunto per dimezzare i tempi di riscaldamento, perché dobbiamo considerare che solitamente lo scaldabagno standard che forniamo in Italia ha una potenza di circa 1200 watt, quindi capiamo che fornendo un 2500 watt all'utente abbiamo un tempo di riscaldamento dell'acqua dimezzato. Chiaramente 2500 è il massimo a cui lo scaldabagno può andare, ma poi dipende dalla potenza disponibile in casa. Se c'è già acceso un altro dispositivo e lo scaldabagno può andare al massimo a 1000, non lo so, a 1800 per far sì che lui continui ad usare entrambi i dispositivi, lui andrà a 1800 e si modulerà quindi di conseguenza. Ora, nella prossima slide vediamo semplicemente quello che ho appena accennato in maniera più schematica. Aggiungo però un altro valore di questo prodotto.
Quindi, come dicevamo, in caso di sovraccarico lui si automodula riportando la potenza nei limiti stabiliti da contratto, ma garantendo comunque acqua calda. In questa situazione, se l'abbassamento di potenza del prodotto non dovesse bastare, nel senso che comunque l'utente ha acceso il forno, la lavastoviglie, lo scaldabagno e quant'altro, e quindi comunque si creerebbe quella situazione di blackout indipendentemente dallo scaldabagno, lui comunque avvisa l'utente. Quindi emette un bip sonoro in modo che l'utente capisca che deve intervenire lui stesso. Quindi, sentendo quel bip, lui capisce che deve andare a scollegare qualche altro dispositivo, perché diciamo comunque lo scaldabagno ha fatto il massimo possibile, lui si è abbassato, però ti avvisa nel caso tu abbia acceso comunque tanti altri dispositivi. Ora, questo prodotto, ricordiamoci che è un prodotto elettronico ed è dotato di un'interfaccia utente parlante per l'utente stesso, quindi lui in questa interfaccia potrà vedere i range di potenza utilizzati in quel momento dallo scaldabagno in tre fasce, l'abbiamo diviso, quindi lui potrà vedere quanta potenza sta utilizzando in una fascia alta, media o bassa, ma anche dalla stessa interfaccia lui potrà avere un feedback visivo riguardo alla prevenzione del blackout. Nel senso che nel momento in cui il prodotto suona perché l'utente deve andare a staccare qualche dispositivo, questa stessa situazione si può vedere anche nell'interfaccia, perché ci sarà il lampeggio di una luce apposita. E dopodiché c'è un'ultima parte, che è quella appunto che riguarda la possibilità di aumentare la potenza nel caso in cui ci sia appunto potenza disponibile in casa da utilizzare. Concludo con un'ultima slide dicendo che questo servizio non è un servizio attivo di default, ma è un servizio che l'utente deve attivare. Può però attivarlo attraverso un processo molto semplice, quindi quando lui compra il prodotto avrà un funzionamento standard con una potenza che viene utilizzata a 1200 watt, quindi come un normalissimo scaldabagno. Per attivare questo servizio, quindi per permettere la comunicazione del prodotto con il contatore, lui dovrà semplicemente scannerizzare un QR code sul prodotto, questo QR code tramite il telefonino chiaramente. Questo QR code porterà ad un modulo da compilare, che è compilabile sempre tramite telefonino, in cui lui dovrà inserire i dati richiesti, tra cui il numero del pod, quindi del contatore, e dopodiché il servizio gli verrà attivato in circa 7 giorni lavorativi. Anche per questa parte fondamentale è stata la collaborazione con MAC, che sono poi in realtà gli attori principali dell'attivazione di questo servizio di cui si fanno carico. Ora, io sono stata velocissima perché sapevo di aver poco tempo, chiaramente ho cercato di toccare i punti salienti. Ecco, chiaramente. Rudy, vediamo se c'è qualche aspetto che vuole in pochi minuti approfondire, magari di questa veloce evoluzione tecnologica su prodotti che una volta ci spaventavano un po', lo scaldabagno elettrico a casa, oddio, avrà abbastanza capienza, avrà abbastanza... è diventato tutto estremamente friendly, estremamente, come dire, vicino proprio ai consumatori finali, ai cittadini, ma la ricerca è stata importante, immagino, per quanto riguarda l'implementazione di un dispositivo che entra pienamente poi in un prodotto che è una soluzione per il benessere per le famiglie. Per cui, so, Rudy, hai qualcosa da aggiungere proprio per questo aspetto, diciamo, di dialogo tecnologico con dei partner su cui si deve fare sempre più sistema e con cui si deve fare sempre più rete. Non ti sentiamo, forse hai chiuso l'audio. Scusate. Sì, yeah. Chiaramente diciamo il PowerFlex diciamo, cambia un po' il concetto di scaldabagno, diciamo, fondamentalmente diventa parte attiva di quello che è l'home energy management all'interno della casa. Quindi fondamentalmente diciamo riteniamo che questa tecnologia, la CEN2, diciamo, sia estremamente utile e proficua e diciamo possa essere sicuro un volano per sviluppi futuri, diciamo, non solo di Ariston, ma un pochino di tutto quello che riguarda, diciamo, il consumo energetico all'interno della casa. Quindi certo. Fondamentalmente per noi questo è un primo approccio, ma riteniamo che sicuramente in futuro ci siano grandi sviluppi che possono essere portati avanti.
Molte grazie davvero allora ad Ariston Thermo per questo contributo importantissimo, perché ci fa capire, toccare con mano cosa voglia dire questa roba. E siccome noi siamo dei comunicatori, divulgatori, ci servono come dire, informazioni come queste per far capire ai cittadini soprattutto qual è il cambio di paradigma anche rispetto al loro bisogno di essere più consapevoli e di ridurre poi le proprie spese e i propri consumi. Un ringraziamento ancora davvero. E alla prossima occasione, anche per un approfondimento magari tecnologico da fare in un'altra sede. Ancora grazie.